Questo programma è offerto da Club di Più. Sei single? Club di Più è la tua opportunità di scelta. Cari telespettatori, ben ritornati con noi anche quest'oggi e questa volta invece vi portiamo ad Abano Terme. Visitiamo i vari comuni che andranno alle elezioni e lo facciamo con alcuni candidati. In modo particolare scopriamo quali sono le proposte per una città che ha bisogno veramente di essere innovata. Ma come, in che termini e che cosa si vorrebbe fare? Cosa c'è di vecchio da buttar via? Cosa c'è invece di nuovo da progettare entro certi limiti e naturalmente certe anche progettualità fattibili? Allora, ne parliamo con Emanuele Boccardo, che è il candidato sindaco per centrodestra, per semplicizzare i nostri telespettatori. Comunque, in modo particolare, sono riusciti a riunire Abano Dice No, lista civica, sì, e da qui partiremo, Lega Nord, Forza Italia e Abano Città Sicura. Perfetto. Io direi già questo, sono molto chiari un po' le linee di pensiero, però poi vedremo come si concretizzeranno. Fabio Tambozzo, ben arrivato, segretario Lega Nord di Abano Terme, grazie anche a lei. Buongiorno. Alberto Bonato, presidente lista civica Abano Città Sicura. Buongiorno a tutti. Benissimo. Allora, vediamo un pochettino qual è il vostro punto fondamentale da cui tutto parte. Abano Città Sicura e Abano Dice No ci richiamano un momento molto caldo per la zona, no? Assolutamente sì, Abano Dice No è un gruppo di cittadini che a settembre, quando era uscita la notizia che avrebbero utilizzato la caserma Primo Rock di Giarre come hub, si è ritrovato lì davanti ai cancelli e è stato capace in maniera veloce e particolarmente efficiente di costruire un presidio H24 che è ancora lì. È un gruppo di persone straordinario che secondo noi ha fatto qualcosa di miracoloso in Italia o quantomeno di particolare. Ha detto no, si è alzato in piedi e ha detto questa decisione a noi non sta bene. Si è alzato in piedi, è una cosa molto importante, perché dire no seduti sul proprio divano e magari twittandolo o mandandolo su WhatsApp lo fanno tutti, sì, però poi far qualcosa concretamente, salvo poi piangere su quel che può succedere, è da pochi, da e questa è la cosa particolare. Ha funzionato, c'è un gruppo di persone magico, secondo me straordinario, che è lì, che vive lì H24 da settembre. Eravamo lì a fare le notti a dicembre, eravamo lì a Natale, eravamo lì a Capodanno. E questa è una cosa particolare, credo che meriti il plauso. Da lì è nato tutto quello che stiamo vedendo oggi. Personalmente non mi sarei mai aspettato, se a ottobre mi avessero detto che sarei stato il candidato sindaco, gli avrei probabilmente riso in faccia. Si è proposto lei, faceva parte quindi di questo comitato? No, oppure... io sono andato lì perché abito lì vicino da sempre e sono cominciato come tutti gli altri facendo i miei turni. Io facevo parte del gruppo della notte, raccogliendo le firme contro l'istituzione di questo hub. Poi progressivamente, prima mi hanno invitato a far parte della parte, diciamo, direttiva di questo comitato e poi mi è stato chiesto di candidarmi. Questo per una ragione abbastanza ovvia, al di là di strumentalizzazioni di altre fasce politiche. Era perfettamente inutile dormire lì per dei mesi e poi non fare nulla per le amministrative di Abano e magari trovarsi un sindaco che invece ha piacere di ospitare anche quel tipo di ospiti ad Abano. Noi riteniamo che Abano abbia bisogno di un altro tipo di turismo e non di quello dell'immigrazione delle cooperative, e quindi abbiamo deciso di proporre anche noi le nostre liste al nostro candidato. Sparigliando un po' le carte, nel senso che, non venendo da una politica tradizionale, abbiamo deciso di ufficializzare la cosa già a novembre, quindi prima della fine dell'anno. Questo ha consentito, i miei colleghi mi smentiranno se dico fesserie, di creare un tavolo di centrodestra, quindi di persone che avevano bene o male le stesse idee, le stesse direttive, che ha cominciato una concertazione nel tentativo di stare insieme, che è un po' quello che riflette la politica nazionale. Ci siamo riusciti in tanti, non in tutti, per alcune scelte fatte in particolare da un partito, ma oggi siamo insieme con Abano Città Sicura, che è una lista civica storica
di Abano, il cui nome dice qual è l'anima e lo scopo. Insieme alla Lega Nord, che da sempre dice no a questo tipo di immigrazione, di business dell'immigrazione, che qua la solidarietà non ha niente a che fare con quello che stanno facendo, e con Forza Italia, quindi siamo in parecchi, è una bellissima squadra, molto coesa e compatta. Io, da neofita della politica, visto che sono un politico ufficialmente da novembre, devo dire che ho trovato delle persone straordinarie con cui si può assolutamente lavorare bene e che hanno le idee chiare, che poi sono idee assolutamente banali che io credo possa e debba avere qualunque padre di famiglia. Prima sistemo casa mia e i miei figli, quando questo è a posto eventualmente mi rivolgerò all'esterno per dare il mio contributo all'esterno. Ecco, lei come candidato sindaco di questa coalizione di lista che professione svolge? Io sono un classico piccolo imprenditore veneto, mi occupo di cose diverse, ho qualcosa nell'ambiente della cinofilia, del cibo per animali. In realtà da qualche anno la mia professione principale è far parte di un network che si occupa di consulenza aziendale e start-up, quindi lavoro molto nell'ambito dell'innovazione. È un'esperienza abbastanza internazionale, noi abbiamo amici e collegamenti con New York, io sono stato in Cina per un po', con San Francisco, e sono esperienze che mi piacerebbe riuscire a portare ad Abano, nel senso portare un pezzo di mondo che viaggia a una velocità un po' diversa rispetto a quella tradizionale italiana, perché Abano Terme se lo può permettere. Abano Terme è la capitale delle terme europee, ed credo che sia giusto che provi a viaggiare alla velocità dei più veloci, dei migliori del mondo, e non alla velocità del PD. Perfetto. Lega Nord, voi invece che cosa avete di punto di forza su cui tornate e tornerete in modo forte, importante? Dopo centreremo l'attenzione sull'aspetto dell'immigrazione, perché questo diventa importante. Un attimo solo, che leggiamo anche i messaggi come arrivano. Grazie per il lavoro che state facendo con Primo Rock. Sappiamo quanto sia pesante, ma se tutti facessero così forse non vi troveremo con questi problemi di sicurezza. Fabio da Torreglia. Dopo infatti arriviamo a parlare anche di questo. Beh, io penso che questa situazione sia iniziata da noi, da questa coalizione, sia un atto, senza voler peccare di presunzione, di grande responsabilità nei confronti della cittadina nella quale viviamo. È evidente che una città come Abano Terme, che vive di turismo e termalismo, non può essere, scusatemi il termine, disturbata dalla presenza di questi immigrati che invadono il centro, guastando, diciamo, quello che è la tranquillità dei turisti che alloggiano nei nostri alberghi termali, anche perché io personalmente ho già visto che vengono disturbati dalla presenza insistente, già adesso che ovviamente e fortunatamente non è ancora stata intaccata la struttura del Primo Rock, comunque qualche piccola presenza c'è già, perché si trasferiscono dai paesi limitrofi, e questo contribuisce fortunatamente in minima parte a disturbare la tranquillità dell'ospite degli alberghi. E ovviamente anche noi della Lega Nord, che non abbiamo solo questo problema, partecipiamo attivamente a tutto quello che è il programma di coalizione, anche noi riteniamo che la città di Abano deve essere rinnovata, a cominciare dalla classe politica dirigente. Nella nostra coalizione ci sono molti giovani, e questo mi fa piacere perché conferma quello che ho appena detto. Dopodiché bisognerà passare decisamente a un miglioramento di quello che è l'aspetto esteriore della città. E dopo parliamo anche di questo. E quello infatti ne parleremo con calma. E ovviamente ci sarà la sicurezza, la pubblicità su quello che è l'aspetto enogastronomico della zona termale, perché anche questo può essere, oltre al fattore curativo, che chiaramente è quello basilare, e ci sarà la divulgazione delle eccellenze enogastronomiche, sempre per incentivare la presenza del turismo, e abbiamo delle idee in proposito per creare un polo, diciamo, un po' particolare per la divulgazione di queste cose.
Visto che c'è anche l'alberghiero, no, ad Abano? Abbiamo un istituto alberghiero, abbiamo degli, degli hotel che sono delle eccellenze di livello pubblicamente riconosciuto, di livello notevole, di strutture adeguate. E tutto questo noi intendiamo aiutare, tutto questo portando anche lo sviluppo della clientela, non tanto, parlo adesso dell'aspetto medico-curativo, non tanto sull'aspetto curativo ma anche preventivo per quanto riguarda le cure termali. In passato si era, era stato fatto qualcosa facendo arrivare ad Abano sportivi riconosciuti a livello mondiale, e tutto questo contribuiva a far capire che la prevenzione è una cosa importante, potrebbe anche aiutare ad aumentare la clientela che normalmente era, diciamo, di un'età matura. Certamente, tenendo conto della prevenzione, del contesto in cui si trova la città di Abano Terme, intendo contesto culturale e anche artistico, insomma. Artistico, noi siamo vicini a Padova, siamo a 60 km da Venezia, che ovviamente non costituisce un problema per il turista straniero spostarsi a Venezia. Cioè, ci sono tutta una serie di attrazioni che vanno concatenate per cercare di riportare ai fasti del passato, perché ci sono stati, la città di Abano Terme. Perfetto, dopo di questo torniamo. Parola anche a lei, città sicura, perché Abano, un attimo solo che leggiamo anche i messaggi, Abano una città corrotta, il lavoro da farsi deve partire sin dagli uffici pubblici. Allora, a lei la patata bollente a questo punto. E poi sicura, è sicura o non è sicura? Dare, se posso dare un inizio, intanto voglio salutare tutti i membri di Abano Città Sicura, che è come una grandissima famiglia. Siamo veramente molto uniti e proprio loro mi hanno chiamato, due o tre di loro mi hanno chiamato, andiamo a vedere questa Abano, dice no, cosa sta facendo, perché era cominciata questa situazione del rock, è un po' la storia, e quindi la volevo dire, confermarlo, perché ho detto guarda, io avrei anche chiuso un po', sono un po' stanco di questa politica che succede ad Abano Terme. Poi mi hanno portato, mi sono trovato davanti a una fiaccolata di 4.000 persone, mi ha dato questa carica di ricominciare e di continuare, perché ho trovato veramente degli amici. Quando ho trovato la prima volta Emanuele Boccardo, beh, il segretario lo conoscevo già, e sono rimasto un po', come dire, ma queste persone stanno di notte, perché adesso è caldo, noi stiamo guardando che in questo momento fa caldino, ma io guardavo di notte, loro stavano veramente, c'era molto freddo e si stava là a presidiare, e si presidiava anche per quella gente che non crede in questa causa, perché è vero che ci sono gli alberghi, le strutture, il termalismo, ma ci sono le nostre famiglie. E tanti, come ha detto lei prima, sono seduti e dicono anche solo in WhatsApp, sì sì, vogliamo la città sicura, ma in realtà stare invece in mezzo a loro si capiscono molte più cose, si valorizzano molto più cose, ed è per quello che la mia lista Abano Città Sicura, che sono dei papà, delle mamme, anzi se proprio vuole che glielo dica, abbiamo più donne che uomini, perché la donna è molto più valorizzata nel mio caso, perché sono molto più, ti dicono molto prima le cose che succedono. E danno valore alla donna, perché sappiamo benissimo che quando viene anche violentata una semplice ragazza, una ragazza normale, da 3 a 6 anni, ed è là il problema. Perché il problema è che invece, finché non hanno 20 anni di galera queste persone, è chiaro che la gente incomincia ad avere una paura pazzesca anche di vivere nella propria città, anche a Abano Terme, perché ci sono i ladri anche a Abano Terme, che non sono più quelli di una volta, ma sono quelli che adesso ti fanno del male. Ti vengono dentro le case anche mentre stai dormendo, mentre stai mangiando con la famiglia, e non ti puoi neppure, come dire, salvaguardare la tua famiglia, perché qualsiasi cosa fai va in galera tu. Ecco perché Abano ti assicura, nella nostra piccola lotta, appoggia tantissimo la Lega e Emanuele Boccardo in questo caso, perché ha le nostre idee. È una persona umile, è una persona che vive con, è una persona che viene
anche le cose semplici, ai banchetti, ci sta 4-5 ore, io non ho mai visto un candidato sindaco che sta con noi 4-5-7 ore, viene a farci compagnia, ci mancherebbe. Vuole salutare le persone, vuole conoscere, conosce già Abano Terme, perché lui abita da una vita ad Abano Terme, magari qualcuno non l'ha visto, ma tanti l'abbiamo visto. Ecco, quindi per noi Abano Città Sicura, la sicurezza è importantissima, anche la viabilità è importantissima, le barriere architettoniche sono importantissime. Ci sono la prima tanti punti di tutto su è poter uscire, come adesso, non è perché ho 56 anni, però una volta anche si andava anche in bicicletta per Abano Terme, anche per tutta l'Italia, io parlo solo di Abano Terme, ed era una situazione. Mi trovo Montegrotto invece, che è chiaro, faccio i paragoni, che aderiscono agli SPRAR, ma lo SPRAR da Abano Montegrotto c'è 50 metri di differenza, però vedi che prima lo SPRAR erano, non so, 8 persone, poi ne arrivano 20, poi ne arrivano 50. Lo SPRAR è una grande bugia. Non hai, ecco, non hai. Ecco, allora effettivamente entriamo al cuore del problema. Ma la sicurezza è che se la pena fosse forte, che se questi carabinieri quando arrestano, perché arrestano ad Abano Terme, io vedo anche noi cittadini, poi invece li lasciano liberi subito, cosa succede? Che lasciandoli liberi... Non è che sono i carabinieri che li lasciano. No, chiaramente, giudici, lo dicono, non ho paura. Giudici, o questo governo che non fa delle leggi per tenere in galera le persone che fanno del male, e quindi poter dire me ne vado in giro con la mia famiglia, io già adesso non posso fare un percorso che facevamo in bicicletta perché ci sono, ma non è che ci sono le famiglie con i bambini, arrivano gente che hanno, come tutti dicono in tutte le trasmissioni impossibili immaginare, gente che da 17 anni hanno già, sono già degli armadi e fanno quello che vogliono, ma non solo loro, anche altri fanno quello che vogliono, solo perché non c'è la legge che punisce chi fa del male veramente. Chiaro. Ecco perché sono con Emanuele Boccardo. Chiarissimo, un altro messaggio. La coalizione di centrodestra, sinonimo di sicurezza con Alberto Bonato, di orgoglio veneto con Lega Nord, di internazionalità con Forza Italia, innovazione, viaggia di pari passo con Emanuele Boccardo. Vogliamo un'Abano nuova, Ettore da Abano Terme. Grazie Ettore. Grazie veramente. Grazie. Allora, allora poniamo la situazione, io ci metto dalla parte del diavolo perché non avete interlocutori, per cui ipotizzando delle situazioni un po' così poco piacevoli. A un certo punto decidono a livello autoritativo centrale che o aderisci allo SPRAR, mm-hmm, quindi ti mettono ipoteticamente questi numero di fisso di persone già che vengono, fisso non è la verità, esatto, cioè, ipoteticamente, oppure per esempio l'albergo Pinco Pallino, e sappiamo che gli alberghi che versano in condizioni non buone ce ne sono, ci sono situazioni poi vabbè anche abbastanza così marginali, ci può essere il convento Tal dei Tali anziché la pensione X, incominciano ad accoglierne chi 10, 5 eccetera, perché poi comunque fa reddito. Certo. Poi c'è la vicina Monte Ortone, quindi per cui attenzione, insomma ci sono tutti un bel po' di comunetti di vicini, e in giro di poco tempo, perché queste cose purtroppo non è la fiaba, si modificano rapidissimamente, si trova da situazione tranquilla completamente capovolta. Non da ultimo, ipotizziamo la peggiore delle ipotesi, la caserma Primo Rock, che comunque è del governo, riceve 100 persone, come ha detto alla fine, 100 persone che servono, non ci sono più i CIE, ma questo centro di smistamento molto provvisorio, che poi provvisorio non è. Cosa succede? E quindi, che cosa ipotizzate? Mi pare che ci sia la pubblicità, sì, perché questa domanda richiede un po' di tempo da rispondere. Facciamo così, teniamo in suspense un attimo la risposta. Andiamo rapidissimi in pubblicità e poi torniamo su questo tema tra poco.